Andrà tutto bene, puntata numero 212. Oggi è lunedì 11 maggio 2020 e sono le 16:26. Gioacchino Onorati e Accurzio Gennaro. Buon pomeriggio, Accurzio. Buon pomeriggio, Gioacchino. Accurzio, vedo una bellissima biblioteca dietro di te. Eh sì, anni di studio. Foltissima, quantomeno. Non è un poster. No, sono libri. Sono libri. Parte dei libri. Ti trovi nella biblioteca universitaria, a casa tua, nel tuo studio? Sono a casa, lavoriamo da casa attualmente con le modalità telematiche, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio, anche se diciamo ci sono un po' di disguidi, soprattutto per quanto riguarda le sedute di laurea, che insomma gli esami, eccetera, però con un po' di impegno si può fare bene, insomma. Accurzio, tu sei nato a Sciacca, un bellissimo paese. Io sono nato a Sciacca, in provincia di Agrigento, sì, sul mare. Molto bello. Peschereggio d'Italia, il porto peschereggio d'Italia. Ci sono 350 peschereggi. Pesce buonissimo e mare bello. Sei nato lì nel 1951, il 30 di settembre. Sì. Cosa ti ha portato a Roma? Ma mi ha portato a Roma, io volevo iscrivermi a sociologia, poi sociologia in quell'anno c'erano le iscrizioni bloccate, mi sono iscritto a scienze politiche, però la mia passione è stata sempre la filosofia, poi mi sono iscritto pressoché casualmente a psicologia e dopo ho studiato filosofia, quindi ho coltivato la mia passione principale che era la filosofia e credo di aver fatto bene perché la psicologia è utile, è fondamentale, però rischia sempre di essere, come dire, un po' contaminata, no? Dalle mode, degli eventi, eccetera. La psicologia è più, la filosofia è più rigorosa e aumenta la possibilità di incrementare un pensiero creativo, oltre che appunto rigoroso. Eppure tu hai insegnato psicologia della personalità. Sì, io sono stato, l'ho insegnato per prima a Palermo, per la prima volta quando è stato aperto il terzo corso di laurea a Palermo, l'ho insegnato io per prima e poi abbiamo scritto io e Caprara il primo manuale di psicologia della personalità in italiano. Quando uscì quel manuale? Uno nell'88, uno nel 94 e uno nel 99, che è stato diciamo considero un testo ancora prezioso, insomma, anche perché ho fatto tante quarantene, io e gli autori che ho studiato. Lo credo. Fatica, no? Lo studio è fatica. Però è stata anche una soddisfazione, insomma. Anche perché studiare, secondo me, alimenta non solo il pensiero creativo, ma anche alimenta le condizioni dell'inconsueto. Spesso siamo, come in questo periodo, pieno di cose consuete, che dicono tutti, che ripetiamo sempre le stesse cose, e questo è nocivo rispetto alla possibilità di modificare alcune condizioni esistenti. Io mi viene una sorta di tristezza a pensare come non si affronti in modo radicale, per esempio, il problema dei bisogni negati, di persone che sono invisibili, sommersi, e che eludiamo anche noi psicologi indirettamente, anche perché siamo resi in una situazione diciamo dove non ci sono sbocchi lavorativi e professionali e forti. Speriamo che questa situazione, per la pressione che essa esercita, possa prevedere un incremento da parte dello Stato, come stanno facendo gli ordini nazionali e regionali, della figura dello psicologo, che è quanto mai importante. Però tutti parlano di psicologia, nella concretezza invece abbiamo situazioni fortemente cariche di emergenza emozionale. Prima del coronavirus mi riferisco alle scuole, per esempio, dove l'affettività viene messa in secondo piano. I bambini oggi non hanno bisogno di apprendere, di avere nuovi stimoli, hanno bisogno di incanalare gli stimoli attraverso il gioco, attraverso funzioni ludiche in cui si mettono in primo piano in gioco, e questo è un errore molto grosso. Poi considera che nelle scuole ci sono soltanto psicologi a contratto di 20 ore, 30 ore, ed è una cosa veramente, insomma, negativa, perché la figura dello psicologo può fare da mediazione, può alleggerire alcune tensioni, può trovare uno sbocco positivo verso
diciamo, un professionista esterno in cui il ragazzo, le ragazze possono raccontare la loro storia, le loro emozioni, eccetera. E c'è una sorta di, come dire, è rimasta imbrigliata questa situazione, quindi non c'è uno sviluppo che io considero fondamentale, ma soprattutto considero fondamentale non ripetere sempre le stesse cose. Cioè, oggi veramente la cultura collettiva, scusami se lo dico, ma ci tengo molto, è piena di consuetudini, di rimarcare tutto quello che si dice ed è negativo. Anche gli intellettuali, diciamo, la schiera degli intellettuali sta un po' in disparte, ogni tanto qualcuno interviene, quindi dobbiamo essere, come dire, più sobri, più umili, ma al tempo stesso anche più coraggiosi di metterci la faccia e l'impegno attivo. E questo riguarda poi per me, che io ho avuto una vocazione all'insegnamento, non faccio il professore perché dovevo farlo come mestiere, lo faccio perché l'ho sempre sentito e ho avuto la fortuna di farlo. Però diciamo, questo è un punto fortemente che va segnalato. Soprattutto mi preme sottolineare il livello dei bisogni. Noi siamo abituati a pensare, io l'ho studiato in lungo e largo, i bisogni fondamentali, i bisogni di successo, di affiliazione, di potere, la motivazione intrinseca, estrinseca, però qui ci sono bisogni mai svelati, sommersi, che adesso in modo, come dire, forte emergono. Allora, non possiamo considerare soltanto il bisogno come una caratteristica intrapsichica e tutt'al più interpsichica, quindi relazionale, ma delle radici sociali fortemente importanti che bisogna considerare. Cioè, Infatti, infatti. proprio fare buttare quelle persone che protestavano, veramente mi è sembrato una cosa, come dire, che è il precipitato di un processo di confusione normale che ci può essere, no? Però bisogna stare attenti ad avere cura della soggettività. Peraltro, una cosa che mi ha colpito e che volevo dire è che noi, nel nostro tempo vissuto, che è il nostro tempo interiore, abbiamo oggi un punto di riferimento fondamentale a cui guardare, e che ha proprio le caratteristiche, come c'è sempre stata nella storia, di una funzione elettiva, e sono i medici, gli infermieri, tutti quelli che si sono prodigati e sono morti per noi, e questi non soltanto rappresentano un valore qualitativo, ma rappresentano proprio il punto più elevato del senso della vita e del nostro tempo vissuto, che non è, come si dice, solo sospeso. Il tempo vissuto può anche essere, come dire, ridotto. Le fobie nascono anche non perché c'è un tempo di vissuto sospeso, questo lo sappiamo tutti che è sospeso. Il problema è come si riflette la sospensione del tempo vissuto a livello individuale. C'è una riduzione del tempo vissuto. Una famiglia che è povera, che ha delle difficoltà, dove c'è l'alienazione del lavoro, l'alienazione sociale, una situazione di marginalità. Vuoi che non abbia come dire, delle modalità di riflesso sul piano psicologico? Solo le persone onnipotenti potrebbero non avere questo riflesso. Quindi dovremmo avere cura, come ci ha insegnato Erickson ed altro, della sollecitudine. Per questo facevo riferimento a questi medici che veramente per me rappresentano non soltanto l'etica della responsabilità, ma il qualitativo del nostro tempo, del senso della vita, e andrà tutto bene, ha, come dire, una connessione fertile se noi riusciamo a temporalizzare quello che hanno fatto queste persone. Tu hai fatto questo libro, hai fatto questo libro con il professore Caprara. Poi un altro grande psicologo, credo, della personalità, Caro Tenuto. Sì, caro Donuto, sì, siamo stati molto amici. Come dire, mi ha aiutato molto nella mia carriera, perché lui, oltre ad essere una persona, insomma, di livello e di qualità, non apprezzato come meritava, avrebbe meritato molto di più, ma sai, l'invidia fa parte delle relazioni umane, lo dico con molta, senza critica a nessuno. Però lui è stato veramente generoso, una persona di grande spessore
qualitativo di studio, hai scritto almeno 4-5 che sicuramente resteranno nel tempo. Eh sì. Tipo Eros e Pathos, I fondamenti della personalità, il manuale di psicologia dinamica, eccetera. Io lo ricordo sempre con piacere perché insomma mi ha fatto un po' da tutor in certi periodi. Aldo Gradenuto, che è venuto a mancare esattamente 15 anni fa, a febbraio del 2005, il Sì, 14 molto, febbraio del 2005. molto bravo, molto. I suoi libri sono veramente preziosi, insomma. Ecco, quindi i maestri, noi, Mio o maestro è meglio, stato anche Dazzi, Nino ecco. Dazzi, che ricordo con piacere perché insomma mi ha seguito, ho fatto la tesi di laurea dove lui è stato molto attento, diciamo, anche al mio processo di formazione, e Caprara, con cui c'è stato un rapporto di collaborazione continuo, oltre che di amicizia, insomma, visto che abbiamo una differenza di 8 anni, quindi diciamo, però ecco, il manuale è stata davvero una impresa, nel senso che I ragazzi che alla prima adesso. mano, sai, adesso non si, forse tu lo sai meglio di me, ma oggi non si tende più a scrivere di prima mano. Lo devo dire, ci sono articoli scientifici con 15 pagine di bibliografia che veramente, ma ripeto, non è una critica, sono i tempi che cambiano. Come diceva Moren, la scienza è in evoluzione, ma non deve mai pensare, non deve mai abbandonare il senso della complessità. Ecco, io credo che eludere e non vedere le parti sommerse sia veramente una cosa che dovremmo, a cui dovremmo pensare. E ritornando al lavoro degli psicologi, speriamo, come stanno facendo l'Ordine Nazionale e Regionale, che ci sia, come dire, un'attivazione fortissima. Per quanto il governo ha, come dire, istituito un numero verde al quale starebbero rispondendo, non lo so, io non ho mai fatto le telefonate, circa 2000 professionisti, ma non so se funziona o meno. Assolutamente sì, no, ma questo è lodevole e va benissimo. Io mi riferisco alla ipotesi, che poi non è tanta ipotesi perché è già stata prefigurata diversi anni fa, di una psicologia, di una psicoterapia territoriale. È quello che è fondamentale, non il lavoro degli psicologi che stanno facendo il lavoro egregio, ma come dire, molti psicologi dopo 11 anni di studio si trovano ad essere disoccupati, a fare un lavoro che non gli appartiene, che non è proprio quello che dovrebbero fare. I disoccupati ci sono in tutte le aree, per carità, però prima citavo la scuola, perché ho fatto molti corsi di formazione con gli insegnanti, lì c'è un'emergenza emozionale e ce ne dobbiamo rendere conto. Lo dico con molta chiarezza, anche perché io non sono, non ho, come dire, cioè, ci vuole anche molto di coraggio a dire le cose, nel senso che nelle scuole noi non lo vediamo, ma prima del coronavirus, dopo ci sarà da stare molto attenti, c'erano situazioni dove i bambini, in qualche misura, ma anche gli adolescenti, erano impigliati in modi comuni di pensare. Arrivava il professionista ogni tanto, basta, invece ci vuole un lavoro di rete, di relazioni. Perché i micro contesti, e ci tengo a dirlo, si possono modificare se noi lo vogliamo. Il micro contesto si modifica, sono i macro contesti, la società famosa che diventa di più difficile, ma se noi vogliamo modificare un micro contesto, diciamo un'area più piccola dove ci possono essere interventi finalizzati, coscienza e coscienza. E macro complessi dove ovviamente le strutture sono così articolate, così farraginose, così costose e tante volte addirittura inutili se non dannose, no? Basti pensare che oggi si parla tanto, tantissimo di acquistare il debito per dare i soldi alla povera gente. Come è concepibile acquistare il debito? Per esempio, tanto per dirne una. Sì. Gennaro, io spero che tornerai presto con noi, Con qui piacere. andrà tutto bene perché sono molti, molti i contributi che
potrai dare Io voglio ai dare un nostri. contributo proprio sulla professionalità dello Esatto. psicologo, perché ho un libro scritto che non ho mai pubblicato, non so se lo pubblicherò, che è genuino, non voglio adesso Hai fare 20 secondi per dirlo. è genuino, che corrisponde alla realtà della storia della psicologia in Italia e corrisponde a un progetto innovativo, ma non tanto innovativo quanto concreto, per fare in modo che gli psicologi possano essere strutturati nel sistema sanitario. Grazie, grazie. Prego. Auspicabilissimo, auspicabilissimo, anche perché questo sistema sanitario dovrebbe anche erodere una parte del sistema giudiziario. Grazie. Grazie, grazie, Grazie a te. grazie. Ciao.